oltre la forma, la sostanza, con in testa soprattutto una cosa, la qualità. Ecco cosa accomuna due grandi formaggi del nostro territorio, la casciotta di Urbino e il formaggio di Fossa di Sogliano, due importanti prodotti caseari, entrambi con il marchio DOP che Trevalli Cooperlat intende valorizzare attraverso un'apposita iniziativa, nome in codice doppiamente eccellenti, perché doppia è la garanzia data al consumatore, vale a dire bontà e, appunto, qualità. Quella messa in campo è una vera e propria campagna multimediale, con tanto di affissioni mobili, appuntamenti radiofonici e iniziative sul web. Questa campagna, oltre a voler promuovere il nostro, questi prodotti, in questo periodo per esempio c'è la sfossatura, quindi l'uscita delle formaggi dalle, del formaggio di fossa dalle fosse, serve pure per dimostrare che possono, si possono fare sinergie tra i due prodotti e quindi ottenere una maggiore incidenza sul consumatore finale. Sono prodotti che vengono fatti nel territorio della provincia di Pesaro Urbino per quanto riguarda la casciotta d'Urbino e nelle zone dalla Romagna, dal sotto Bologna fino ad Ascoli Piceno per quanto riguarda il formaggio di fossa. Questa fare sinergie quindi vuol dire anche ottenere migliori risultati. Quello che ci siamo proposti è quello di coinvolgere, visto che la casciotta d'Urbino ha già un suo consorzio di tutela che permette di controllare il prodotto anche nella fase di commercializzazione e di promuoverlo al consumatore finale, quello di coinvolgere i produttori, gli altri produttori di formaggio di fossa e le istituzioni per costituire un consorzio di tutela anche per questo prodotto. Perché l'importanza di questi due prodotti? Prima di tutto perché si ottengono da latte prodotto della provincia di Pesaro Urbino o in quell'altro caso nella più vasta zona delle Marche della Romagna, da allevamenti che presidono il territorio, sono allevamenti che sono principalmente presenti nella zona dell'alta collina montagna dell'Appennino marchigiano e quindi allevatori che presidono il territorio. Nel caso della casciotta Urbino abbiamo un misto pecora, quindi il 70% del latte ovino e il 30% del latte bovino, con una stagionatura breve, 15 giorni, e già è sulla tavola del consumatore. Mentre il formaggio di fossa può essere fatto con latte vaccino, latte di pecora o misto ed è un formaggio che sta 150 giorni in stagionatura. Come ho detto, un particolare affinamento viene fatto nelle fosse che è un sistema tradizionale riscoperto nel tempo.